Ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che sarà un po' diverso dai video che siete abituati a vedere qui sul canale. Sì, infatti sarà più una chiacchierata, mi piacerebbe portare alla vostra attenzione una cosa, più che una cosa direi un aspetto del carattere di noi chitarristi, ma penso in generale di chi suoni uno strumento. E siccome ritengo che sia un aspetto mentale fondamentale per progredire, per non rimanere bloccati e per godere della propria chitarra, delle proprie capacità sulla chitarra, volevo parlarne con voi e magari speravo si accendesse un dibattito anche qui sotto tra i commenti, magari vi parlate anche delle vostre esperienze. Ok ragazzi, ecco il fatto: spesso quando sto imparando una canzone molto difficile o sto imparando un lick molto difficile e non riesco ad apprenderlo subito, magari ci sbatto la testa sopra per giorni e giorni e nonostante tutto non riesco a farlo bene come mi piacerebbe farlo, mi assale una negatività pazzesca, cominciano discorsi del tipo non sono in grado di suonare, questa cosa io non la saprò fare mai, c'è gente che la fa molto meglio di me, perché poi c'è YouTube, la prima cosa che si fa è andare su YouTube e vedere gli altri come la fanno. E su YouTube il 99% delle volte è pieno di fenomeni che la fanno benissimo, la fanno esattamente come la vorresti fare tu, e tu non ce la fai. Ancora me lo ricordo quando a Palermo c'è stata la clinique di Scott Henderson, maestro indiscusso della fusion mondiale. Io vado lì alla clinique bello gasato, convinto di andare a imparare molte cose, di tornare arricchito da questa lezione. In realtà l'unica cosa che mi era rimasta quando sono tornato a casa era proprio un vuoto dentro. Più che un vuoto direi un senso di insoddisfazione, come se quello che avessi visto lì io non sarò mai in grado di riprodurlo, perché Scott Henderson conosce il manico della chitarra come conosce il bagno di casa sua. E neanche stando 70 ore al giorno sulla chitarra penso riuscirò mai neanche ad avvicinarmi a come suona lui o ad avere la sua conoscenza sullo strumento. E da qui questo magone, questo senso di insoddisfazione e di frustrazione, che so che non è solo un mio problema, perché ho parlato anche con tanti altri chitarristi, ma anche con tanti altri strumentisti, con chi suona altri strumenti al di fuori della chitarra, e so che questa brutta sensazione capita un po' a tutti, almeno una volta. Ma perché non possiamo goderci la nostra chitarra, il nostro strumento, la nostra passione, suonare? E ci deve essere sempre questo magone, questa aura oscura che ci pervade ogni volta che non riusciamo a fare qualcosa? E la risposta, ragazzi, è penso che non valga solo nel mio caso, ma anche in molti degli altri casi, magari anche nel tuo che stai guardando adesso questo video, è che siamo fin troppo cattivi con noi stessi, troppo severi con noi stessi. Tutto questo ragionamento pazzo e filosofico mi è venuto qualche giorno fa perché sto lavorando a un video che verrà poi pubblicato su Chitarra Facile, penso fra qualche giorno, e sto letteralmente ammattendo dietro un lick di plettrata alternata che mi sta facendo dubitare tutti i miei 11 anni di chitarra elettrica. Chiaramente è un'esagerazione, mi ricollego al discorso di prima, sono troppo severo con me stesso e questa cosa invece di aiutarmi a superare la difficoltà, magari a trovare vie alternative o allenarmi a sufficienza per riuscire a fare il lick, mi demotiva, mi fa venire voglia di tirare la chitarra dalla finestra, non di allenarmi. Così qualche giorno fa, mentre proprio stavo lavorando su questo lick, mi sono fermato un attimo e sono rimasto un po' a riflettere su questa cosa e su quanto ci stessi rimanendo male. E penso di aver trovato un po' la soluzione al problema e mi è venuta voglia di fare questo video per condividerla con voi. Diciamo che non è proprio una soluzione, è più un modo di pensare per affrontare questo gradino, questo blocco che spesso ci colpisce inevitabilmente. E il pensiero che ho fatto per superare questo stato malinconico, questo stato di frustrazione sulla chitarra è stata: ma chi se ne frega? Ma che me ne frega se non so fare il lick di Petrucci, il lick di Govan? Chi se ne frega se c'è un bambino cinese su YouTube che suona meglio di Tommy e Manuel, io che ho 3 volte la sua età non sono neanche un briciolo bravo e musicale come lui? Sì ragazzi, perché chi è che ci sta giudicando? Ci stiamo giudicando noi, non c'è nessuno che ci dà un premio se sappiamo fare il lick di Guthrie Govan o di John Petrucci o di chi che sia. Come al contrario non c'è nessuno che ci punisce se non siamo in grado di farlo. Non mi fraintendete però, non è che non vi deve interessare la vostra performance e tanto io suono male, tanto chi se ne frega.
No, diciamo che come in tutte le cose la verità è il modo giusto sta nel mezzo. Dovremmo prendere la cosa con più leggerezza perché non penso che tra di voi ci sia qualche turnista. Se fossimo turnisti, ok, essere più bravi è lo scopo del nostro lavoro perché più siamo bravi più lavoriamo. Ma la maggior parte delle persone, quindi mi ci metto anche io insieme a voi con molta probabilità, siamo semplicemente degli appassionati dello strumento, gente che ha cominciato per hobby, per passione, e che coltiva, diciamo, un passatempo, per così dire, bello, costruttivo, che dovrebbe renderci felici, orgogliosi e non tristi, scontenti. Onesti, quante volte vi è capitato di sentire un brano alla radio che avesse la chitarra elettrica? Ammesso che esistano ancora radio che mandano musica con la chitarra elettrica. E il primo pensiero è stato: eh vabbè, ma che ci vuole? Eh vabbè, ma io lo facevo meglio, questo è famoso per fare sta cosa, non ci vuole niente. Ed è proprio questo modo di pensare, questo modo di metterla su un piano competitivo. Io lo so fare, quello non lo sa fare, quello è più bravo di me, io sono più bravo di lui. È proprio questo che sta alla base di questo ragionamento marcio e che alla fine della fiera ci fa venire voglia di posare la chitarra perché non siamo mai sufficientemente bravi. Perché è bello fare questo ragionamento quando siamo di fronte magari a qualcuno o ascoltiamo qualcuno che è più scarso di noi. Ma il ragionamento non funziona quando incrociamo il fenomeno di turno, siamo su YouTube e vediamo tutti questi musicisti spettacolari, bravissimi. Perché mettiamoci in testa una cosa, ragazzi: ci sarà sempre qualcuno più bravo di noi, quindi è inutile metterla sul piano competitivo perché perderemo sempre. A tal proposito mi hanno anche fatto riflettere alcuni commenti proprio che ho trovato qui sotto nei miei video. Uno, se non vado errato, diceva: mi sento inutile. Ok, forse era un po' esagerato, forse era un po' sarcastico. Però ho capito il messaggio che c'era dietro questo commento, questo senso di cavolo, ho visto questo youtuber o questo musicista ed è bravissimo e io mi sento inutile, mi sento scarso. E capisco anche la brutta sensazione che questo provoca su un chitarrista o su un aspirante chitarrista, perché moltissime persone cominciano e poi smettono perché magari non si sentono sufficientemente brave, all'altezza delle aspettative. In realtà non consideriamo il fatto che non ci sono aspettative, che nessuno ci sta giudicando, che se noi siamo bravissimi o siamo scarsissimi a nessuno gliene frega niente. E volevo concludere questo video cercando di tirare fuori una morale da tutto questo ragionamento, da tutte queste chiacchiere. Cerchiamo di suonare pensando a quel momento, magari tanti anni fa o magari una settimana fa, che ci ha fatto venire voglia di cominciare. Teniamo bene impressa nella mente la sensazione piacevole che abbiamo avuto quando siamo riusciti a tirare fuori i primi accordi o il primo barré. Perché sarà quella a darci la forza di andare avanti quando incontreremo delle difficoltà o incontreremo delle sfide che andranno oltre le nostre capacità. Cerchiamo di non interpretare la musica, la chitarra in particolare, ma la musica in generale, come una gara a chi è più bravo, chi è più veloce, chi è più originale. Spesso proprio questo ragionamento malsano ci impedisce di apprendere dagli altri, ci rallenta e insomma non ci fa progredire. È una cosa molto negativa per un chitarrista, per un musicista in generale. Quindi ragazzi, suoniamo, suoniamo per suonare, suoniamo per divertirci, per noi, oppure suoniamo per gli altri, suoniamo per abbordare, che ne so. Insomma, suoniamo, ma non facciamone una questione competitiva, non facciamone una questione di stato e prendiamola con leggerezza, perché è la passione che ci ha fatto cominciare e tale dovrebbe rimanere questa passione nel tempo, senza scoraggiarci a metà del nostro cammino, senza mollare per paura di non essere all'altezza e senza farci tutte queste seghe mentali inutili. Magari la prossima volta che tornate da una clinique che vi ha lasciato un po' scontenti e un po' insoddisfatti di voi stessi, non pensate come me di dare in pasto alla caldaia per l'inverno le vostre chitarre, ma pensate di studiarci su e di migliorare. Questo video finisce qui. Se anche voi avete vissuto delle esperienze simili e vi piacerebbe parlarne, commentate qui sotto, farò in modo di rispondere a tutti voi. E noi ci vediamo sabato prossimo. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di seguirmi anche sugli altri social, Instagram e Facebook, e fatemi anche sapere se questo genere di video, magari così un po' più chiacchierati, un po' più riflessivi, vi piace oppure no. Noi ci vediamo sabato prossimo, buona musica, buona chitarra, non vi demoralizzate e ciao a tutti!